Ci siamo, siamo voilà. Pronti. Clara Eccoci. Vercelli, Vladimiro Tellini, Full Optional, automobilisti in diretta. Ma quanti siamo? Ma quanti automobilisti ci sono questa sera con noi? Tantissimi, è una puntata veramente ricca. Ma che dico ricca? Di più, straricca questa di Full Optional, automobilisti in diretta. Parleremo di un evento che si è svolto a Moncalieri, in provincia di Torino, che è stato organizzato da un team che si chiama Crazy Racing Team. Sono già nostri amici, Ma sono insomma, tornati stavo a trovarci, già dei volti hanno vicino. Formato questo bellissimo gruppo, ci racconteranno perché hanno, dato anche, hanno deciso di chiamarsi in questo modo e ci parleranno di questo evento che ha avuto un grandissimo successo, appunto che si è svolto il 12 di maggio, ma soprattutto ci faranno conoscere le vetture che sono qui nella sede di Motori TV e sono veramente sono tante, tantissime. Molto belle, molto 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 particolari. Caro sono Vlad. Tantissime. Anzi, sembra quasi un'esposizione fatta nei nostri studi, esatto. Ecco, nei nostri spazi di Motori TV. Allora, intanto chissà loro che automobilisti sono, cercheremo di conoscerlo sì, nell'arco di questa nostra assolutamente, serata insieme, anche oltre questo, che conoscere le auto. Ma soprattutto, esatto, daremo spazio alle caratteristiche delle vetture che sono qui appunto nei nostri studi. Allora, alla nostra destra troviamo Marco Furneri. Buonasera a tutti. Marco Furneri è il capitano, non è il presidente di questo gruppo, è il capitano. Perché gli piace mi è venuta in mente così. La bandiera del nostro slogan, mi posso girare per farla vedere alla telecamera? Dai, vediamo. Scusa, fermati. Però la telecamera è lì, fermati. Praticamente ecco. Avete c'è uscito fuori questo logo. Teschio? E il teschio perché pirati e perché siete un corse po' pirati. Da pirati ho capito abbiamo anche capito piccino. Eccolo qua lo, bene, lo stiamo, più piccoli. Lo stiamo vedendo allora Crazy Racing Team voi siete un gruppo di amici da molto tempo, un gruppo soprattutto di appassionati di rally, di drifting. Assolutamente sì. E avete deciso adesso di chiamarvi in questo modo anche perché è dato un nome. Esatto, anche mancava, perché se ne sentiva questa esigenza. Si sentiva l'esigenza di creare questa associazione sportiva dilettantistica. Anche per organizzare tanti eventi. Per organizzare gli eventi e quindi cercavamo questo nome e poi è uscito fuori Corse Pazze e volevamo mettere anche italiane, però in inglese suona meglio, Crazy Racing Alcune Team. Cose in inglese suonano meglio, ce lo diceva già Francesco Guccini in una delle sue mitiche canzoni. Allora, il vostro primo evento è stato quello del 12 maggio? Il 12 maggio. Molto bene, perfetto. Dove io insieme a Giampiero Lo Stumbo, allora, Michele, eccoli lì, e lo Andrea, diciamo anche ai nostri cameraman. Quattro appassionati, avete però radunato tanti altri appassionati. Quanti siete più o meno? Ma tanti amici, ma tra noi c'è un sacco di gente che ha già dei loro team, c'è il team Diaco. Quindi che c'è anche una bella forma di collaborazione con altri team. Bella questa. Conosciamo vari team e poi ovviamente a volte organizzano loro e noi ci spostiamo da loro, a volte organizziamo noi e loro si spostano da noi. Allora facciamo un attimo, ragazzi. Esatto, tutti un po' crazy. Facciamo un attimo il punto su quello che è stato l'evento del 12 di maggio. Chiediamo anche alla nostra regia di mandare in onda. Avete realizzato tantissimi video e abbiamo delle bellissime immagini che tra poco vedremo insieme, anzi sono sicuramente già in onda. Raccontaci o se vuoi farti aiutare anche dal presidente, dal vicepresidente, dal responsabile anche. Guarda, mi sposto, cioè, avete anche il vostro social media manager. Ecco, che è lui, loro. Vero? Sei tu? Sei? Andrea, tu sei responsabile, esatto, dei social. Esatto, curo la pagina di Crazy Racing Team sui social, su Facebook e su Instagram. Una pagina nata da due giorni. Che deve crescere, ragazzi, quindi un bel invito devi fare a cliccare. Invito a tutti a seguire la nostra pagina, ci saranno foto, video, cliccare sul mi piace. Io ho messo mi piace. L'ho visto. L'ho visto. Già controlla subito, esatto, quindi invitiamo il pubblico, ragazzi, Crazy Racing Team su Facebook, andate a mettere mi piace anche Instagram. Esatto, anche su Instagram. Molto, molto bene. Allora, chi è che ci parla dell'evento del 12 di maggio? Intanto io, l'evento il capitano. Il 12 maggio abbiamo organizzato questo evento, abbiamo invitato un po' di macchine, alla fine abbiamo dovuto chiudere il numero a 40 vetture, perché per la sicurezza della pista era quello il numero.
e ci siamo divertiti veramente tanto, e tra un turno e l'altro ho fatto qualche girettino anch'io. Sei riuscito, oltre ad aver organizzato, anche a girare. Uno dei re della pista è stato un signore dietro con la maglietta bianca, che poi intervisteremo, che aveva una macchina con un camino praticamente. Ma guarda, io l'ho vista arrivare nei nostri studi e mi sono subito informata, perché ho detto: ma scusate, ma che cos'è quel un camino, una ciminiera? I video sono impostati su quella macchina, e un altro signore, che è il signor Patuzzi, che anche lui più tardi intervisteremo. Incontreremo sicuramente. Sicuramente ha dato il meglio di sé con le loro vetture. Allora, io chiedo alla regia, Marco, vero che stiamo... Perché Michele ha detto io no? Che non ha fatto giri, ecco, e mentre giri, tu stavi parlando, lui a un certo punto ha detto no. Allora, quando andiamo a organizzare le altre manifestazioni, lui mi fa da navigatore, giriamo, ci divertiamo. Mentre in questo caso, che l'organizzazione era nostra, non mi potevo distrarre per evitare che appunto l'evento andasse. Invece io appena un attimo io mi distraevo in modo tale da far divertire tutti. Chi organizza, ovviamente. Io chiedo solamente conferma alla nostra regia, lo faccio attraverso Roberto. È vero che stiamo vedendo a casa, stanno anche vedendo le immagini relative. Perfetto, grazie mille a quanto è accaduto, ovviamente 12 di maggio. Drift e rally, e non solo. Rally, abbiamo avuto il signor Mantella con la sua mitica Delta, che ha girato, ha fatto dei bei numeri anche lui, perché c'era sia il drift. E la Delta che è alle spalle del nostro Roberto, eccola qui, sicuramente tra poco vi verrà anche proposta, ma poi peraltro nel corso di questa puntata la conosceremo. Devo dire, sto andando di corsa a Bladi, perché sono tanti e tante vetture. Ma guarda quanti sono che loro, insomma, appunto, sono che noi dobbiamo conoscere. Esatto, anche. Assolutamente, però è anche bello dare spazio a questo evento, perché ha oltretutto riscosso notevole successo. Il prossimo quando sarà? Ma il prossimo, l'8 di settembre, abbiamo già una data fissata, però ci stiamo muovendo per cercare di fare qualcos'altro. E prima dell'8 di settembre? Prima dell'8 di settembre, bisogna vedere se riusciamo con permessi e tutto. Quindi. Insomma, la vostra è una vera e propria malattia, possiamo dire così, buona, una esatto, cronica, una di quelle buone, possiamo, ecco, però ok. Però che è riuscita a coinvolgere veramente tante persone questa malattia, come insomma buona e positiva. Contagiosa, molto contagiosa, poi piace, diverte. E tutti vedo, quanti, vedo anche che ci sono dei giovanissimi, coinvolgono tutta la famiglia, che ne fanno parte. Questa è la parte veramente bella, interessante. Si avvicinano i giovani e sono anche più bravi di quelli vecchi, e anche le donne, guarda, anche insomma, le donne. Ecco, abbiamo un pubblico molto folto, diciamo. Allora, cosa? No, dicevo che anche noi guidiamo. Sì? La stessa identica passione dell'uomo. Sì, noi andiamo in macchina, guidiamo anche noi, facciamo drift anche noi, certo. Con le chiavi, se le chiavi le tengo io. Come? Devo fare un rumore, brum. Vabbè, va bene, d'accordo. Allora, io direi, andiamo assolutamente, ecco, abbiamo visto, abbiamo conosciuto questo, come dire, giovane gruppo, anche se sono amici che sono già venuti a trovarci in trasmissione, Crazy Racing Team, un grandissimo in bocca al lupo da parte nostra, ci fa anche piacere che questo gruppo sia nato, come dire, ci sentiamo un po' anche esatto, i padrini ecco. del gruppo, noi, vi piacciamo come sì, padrino e madrina. Avevamo un nome, la prima volta che ci siamo visti eravamo qui che studiavamo cosa fare, e adesso la passione c'era già, ovviamente ci stiamo mancava. Organizzando molto bene. Allora io direi, io raggiungo, stiamo facendo i selfie mentre insomma con Roberto che inquadrava, loro erano lì presissime per farsi i selfie. Vabbè, ecco questa, ecco, ma è uscito bene? No. Ah, okay. Insomma, se volete potete anche allora, continuare. Caro Vlad, io mi avvicino. Iniziamo, guarda, a conoscerla. Esatto, iniziamo, ecco, a conoscere. Io direi guadagnate la vostra vettura a questo punto, no? Guadagnate la postazione. Vlad, io intanto mi sposto per raggiungere la prima vettura e il primo, diciamo, ospite, se vogliamo così dire. Piacere. Come ti chiami? Giorgio. Allora, ben arrivato Giorgio, e lei la tua? Lei la mia. È un 205 Rally, su telaio Rally 1300, aspirato. L'altra volta sono già stato qui un po' di tempo fa, un netto fa, sì. Mi pare, avevo la Delta. La Delta la stiamo mettendo a posto, adesso questa qui è, diciamo, l'ultima che abbiamo preso come scuderia, perché la De Mezzi è una scuderia. Che è tua? Sono il proprietario, sì, ma non,
non faccio tutto da solo, assolutamente. Sì, un gruppo anche in questo caso. Sì, siamo tanti, è una passione che ci unisce, anche i ragazzi che lavorano hanno la passione. Quindi... Hai partecipato anche tu al Master Show del 12 di maggio? Come sponsor. Ah, hai capito, molto bene, bravo, complimenti, anche perché in un evento del genere assolutamente gli sponsor sono indispensabili. Sono utili. Quindi tu sei stato a guardare, come dire. Non sono neanche riuscito ad andare, purtroppo, sono stato con loro moralmente, e mi è dispiaciuto per Marco che non sono riuscito ad esserci, ma eravamo a Rally Team con Idiaco, che dopo parlerà anche. Quindi eri impegnato da un'altra parte. È una cosa importante, quindi dovevo essere di là. Non ti potevi dividere, assolutamente. Quindi lei non c'era al... Lei non c'era, fisicamente non c'era, però diciamo che al prossimo ci sarà, come al precedente del Marco Furnari, ero con la Delta. E c'eri anche tu. Allora, mi piace mischiare le cose. Ne avete diverse, appunto perché siete una scuderia. Sì, noi facciamo allestimenti interno e esterno per auto principalmente da competizione, e quindi abbiamo un nostro piccolo, una piccola scuderia di auto di vario tipo che allestiamo noi come esempio di quello che possiamo fare. Allora, in pista sicuramente ti scateni come si scatenano tutti i tuoi compagni, per la passione che vi contraddistingue, ma normalmente che automobilista sei? Uno quando che, non uno, usi uno lei che rispetta i limiti di velocità, e questo sì, lo posso perché su strada bisogna comunque stare attenti. In pista invece no, in pista il piede è pesantissimo. In pista bisogna dare il massimo. Bisogna dare il massimo, poi questa è una signora auto, perché quando l'ho comprata tanti mi dicevano: ma è proprio lei, questa è un'auto che ha vinto tanti campionati nazionali con il signor Salino, che è il preparatore che la fece dagli anni 80, l'hanno fatta negli... ha continuato a vincere. Pluripremiata. Assolutamente, è una signora auto questa, nonostante un 1300. Quanto vale una vettura come questa? Commercialmente nel settore dei rally, cronoscalate, insomma, tutti questi... I valori dipendono un po' anche dalla cura, da tanti aspetti, diciamo, mettiamola così. È un'auto che ha il suo valore... non è sicuramente ai livelli di prezzi dei Delta, assolutamente, però diciamo che ha il suo valore. Va bene, non vuole sbilanciarsi. Allora, grazie, io vedo già pronto Vladi, pronto vicino ad un altro nostro ospite, a un'altra bella vettura. Esatto, insomma, un ospite veramente molto particolare, perché poi a un certo punto uno scopre che la passione della corsa. Ciao Alessandro, insomma, andiamo a conoscere insieme intanto la tua passione. Beh, ma insomma, questo iniziamo. Questo è il mio giocattolo. Ma come lo chiami giocattolo? Il giocattolino, questo che è piccolino, vabbè, la conoscete. Il giocattolino? Eh sì, il giocattolino, per divertirsi. Questa è la 500 Abarth, credo che tutti la conoscono. E, con questa sono stato chiamato da Marco, io ho tanti anni che corro, per partecipare all'evento che... Da quanti anni che corri? Da tantissimo, perché ho cominciato con i kart, poi ho cominciato a lavorare, ho lavorato in Fiat, facevo collaudatore, quindi ho corso per la Fiat, ho fatto parecchie gare sul ghiaccio. Noi stiamo entrando a curiosare all'interno, sì, possiamo senza problemi. Sì. Non è che ci sono... Mi racconti non un po' nessuno. Che cosa... Beh, la macchina l'ho fatta preparare da un amico, Osvaldo, sì? Old School Garage, sì? Che tra l'altro la possiamo vedere anche con gli adesivi. Questa macchina principalmente è fatta per la pista, non è per i rally, perché per i rally ci sono altre vetture. Ha 250 cavalli al banco, vuol dire... che non è sfruttata sulla ruota, quindi al banco quando si girano, certo, sui rulli si provano lì i cavalli. E nel prepararla ho trovato qualche malizia personale, perché poi si personalizza la macchina a seconda di come è soggettiva, no? Il discorso. E Osvaldo me l'ha preparata personalmente per come la volevo io, diciamo. Come è nata questa tua passione per le auto? Su una macchina, credo. Ah sì? Non ho dei dubbi, non mi è stato mai detto, ma credo di sì. E ho cominciato con le macchinine a pedali, sì. Poi ho scoperto che con i pedali facevo fatica, e allora col motore, l'elettrica, ed era meglio. Ho fatto le varie scuole, ho fatto la scuola proprio di percorrere, sì, a Monza, ruote scoperte. Ho preso le varie patenti e quindi la mia vita è dedicata alle vetture. C'è stato il momento che insomma ti sei trovato un po' lì nella scelta, insomma, continuo, non continuo, lo faccio ancora? Ma anche perché sì, più o meno sì, c'è stato un attimino che ho sbandato, diciamo, ho
tradito la vettura e ho preso la moto. E ho corso in pista in moto. Con discreti risultati, mi sono reso conto che col volante vado meglio che con un manubrio e quindi sono ritornato, mi ha accettato volentieri, è la macchina mia. La passione che poi sei riuscita anche a tramandare, stavo ascoltando prima, mi stavi dicendo. Fortunatamente ho due figli maschi, nulla a togliere le femmine per carità, però sono riuscito a trasmettere la mia passione a loro. E quindi tutti e due anche loro corrono, uno al Subaru e uno corre con un'altra macchina. E quindi ho trasmesso la passione a loro già da ragazzini, poi io correvo alla Mandria, facevo l'istruttore lì, e già a 12-13 anni loro facevano i testa coda, tiravano il freno a mano, non si dovrebbe dire, ma diciamo che almeno si sfogano in pista. Ecco, un consiglio che posso dare è che quella è la cosa importante, sempre. Sono giocattoli, ho usato un termine giocattolo, però possono diventare anche un pericolo, no, certo. Assolutamente. Anzi, curiosità anche nostra di sì. Full optional, tu che automobilista sei, quando sei sulla strada? Ma la cosa particolare è che i giovani di solito vanno forte, sgommano, quando si fanno i corsi, perché io facevo i corsi Fiat, gli si dimostrava ciò che poteva succedere, cosa vuol dire guidare, perché guidare sono capaci tutti di andare veloci, 200 all'ora per dire, schiacci sul pedale, il problema puoi fermarsi e frenare, girare, e quindi questa è una cosa particolare. Quando venivano appunto ai corsi si rendevano conto che non sapevano guidare, certo. E lì ci si ridimensiona, quindi chi sa veramente guidare, chi va forte per strada va tranquillo, perché questo è un messaggio che voglio lanciare, perché ci sono parecchi pericoli, la macchina da divertimento potrebbe diventare qualcosa di antipatico. Sempre così. Allora, visto che c'è il nostro Alessandro e Roberto che la stanno inquadrando, quali sono le parti della tua, del tuo giocattolo, allora, come, insomma, a cui tieni veramente maggiormente? Vabbè, la prima cosa, prima di mettere ancora, cambiare centraline, cambiare turbine, l'aspetto importante è avere l'assetto giusto, perché tutti partono sul motore per andare più forte, però poi dopo non hai i freni idonei, non hai l'assetto, quindi si parte dall'assetto, si parte poi dalla centralina, dalla turbina, invece i ragazzi arrivano subito alla turbina per maggiorare la potenza, però poi magari non sei supportato dall'assetto e dalla frenata, che sono le cose più importanti per saper correre, perché non è tanto andare veloce quanto saper gestire la vettura. Che bello sentirti parlare così, perché ci tieni veramente tanto, insomma, questo il tuo giocattolo, come hai detto. Per concludere, il tempo in pista, per chi vuole andare, non è tanto arrivare veloce in curva, ma arrivare un po' più piano e uscire veloce, quello è il segreto. Invece arrivano tutti... È il consiglio che diamo noi anche ai nostri telespettatori. Allora... E poi questa è la vettura. Alessandro, grazie, l'abbiamo conosciuta, grazie, tanto siamo ancora, sì, siamo ancora qua, insieme. Siamo tutti amici, quindi vuol dire anche Marco, esatto, e questa è la parte. Questa parte di Moncalieri di pista, che è stato un divertimento, ma poi come tutte le cose si partecipa così per gareggiare, per ridere, ma poi il secondo che arriva è il primo dei perdenti, noi piloti diciamo. Va bene, però ci sta, fa parte del gioco. Cara Clara, andiamo a scoprire un attimino la nostra Clara, ma lei per caso battezzata? No, io la chiamo la piccolina. La piccolina, bene, dalla piccolina a Clara Vercelli, la mia piccolina. Eccomi, sono in compagnia di Fabrizio e di Lorenzo, siamo vicini alla mitica 128, una Fiat 128 decisamente molto particolare, poi vi faremo vedere all'interno, chiederemo al nostro Alessandro di entrare dentro la vettura, perché il volante è posizionato veramente in un posto molto particolare, ma mi è stato detto che viene messo lì solamente per dare la possibilità di entrare comodamente in macchina, ma adesso ce lo spiegherai. Allora Fabrizio, hai partecipato all'evento del 12 maggio? Sì, molto divertente, è stata un'esperienza veramente piacevole e soprattutto molto bello far guidare anche a mio figlio, è stata una cosa fatta un pochettino apposta. Ecco, adesso loro mi dicevano prima che questa vettura e anche quella che è vicino, sono quasi simili, il colore è lo stesso, sono state realizzate per i tuoi figli? Sì. Tu ne hai, Lorenzo è qui, ma non c'è l'altro Gaetano, che non c'è. Allora, caspita, ma lui ha 12 anni e tu a 12 anni già guidi in pista? Sì, io ho iniziato a guidare a 8 anni perché... A 8 anni? Sono sempre stato abituato a mio padre da stare vicino ai motori e alle macchine e appena ho avuto la possibilità di arrivare ai pedali ho iniziato a guidare pure io.
Allora, ovviamente si può guidare in pista, diciamolo questo Fabrizio, perché a casa si chiederanno, ma è possibile? Sì, è possibile, ovviamente se appunto all'interno di un circuito privato, sicuro, e con la sicurezza, con l'autorizzazione da parte dei genitori. Certo, ovvio. Certo. Allora, chi è che mi parla delle caratteristiche di questa Fiat 128? Lo fai tu, Lorenzo, te la senti? Va bene, allora, ma interna o esterna? Ma partiamo dall'esterno, che stiamo vedendo in questo momento, all'interno. All'esterno mio padre ha messo da poco tempo un Playmobil. Guardate ragazzi, eccolo qui, lui dice addirittura che somiglia a Lorenzo questo Playmobil che molti insomma ricorderanno. Perché avete scelto questo colore? È perché ci è sempre piaciuto il colore un po' fluo, però anche un verde che dasse agli occhi come macchina. Insomma, che tutti potessero notare. Allora, entriamo all'interno. Un verde speranza, prima o poi di finirla ce l'abbiamo fatta. E ce l'avete fatta. Allora, vediamo. Ah, ecco, Alessandro è riuscito. Raccontaci perché, intanto, stiamo vedendo gli interni di questa, che senti molto tua, è tua proprio questa? Sì, no, in realtà la usiamo sia io e mio fratello. Ah, va bene, è vostra, ok, ve la dividete, insomma. Stiamo vedendo che cosa, Lorenzo, raccontala. I sedili, un freno a mano idraulico, il cambio della Panda. Fiat punto. E il volante. Ecco, vedete dove è posizionato il volante in questo caso? E viene praticamente spostato tutte le volte proprio per rendere comodo l'accesso, giusto? Sì, perché se fosse sempre attaccato sarebbe molto vicino al pilota e quando si deve uscire non si riesce ad uscire comodi. Okay. Hai girato anche tu in pista, ovviamente, l'ultimo evento organizzato dal Crazy Racing Team? Sì, per fortuna sono riuscita a fare due giri, sono stati i giri più che mi hanno colpito di più perché è stata la prima volta che ho girato in pista con altre macchine. Perché altre volte invece eri da solo? Sì, perché non, molte volte non potevo girare con altre macchine per l'età. Quando tu avrai la possibilità fra qualche anno di avere la tua macchina, no? A parte quella per girare in pista, che macchina adesso, se tu potessi, che macchina acquisteresti? È una 500 Abarth. Una 500 Abarth, perfetto. E mentre invece Gaetano, secondo te, tuo fratello? Mi sa la punto 100 HP. Tu pensi la punto. Ascolta, lo chiedo a te. Che automobilista è tuo papà? Non quando è in pista, ma normalmente quando andate in vacanza, quando andate al lavoro, non con questo mezzo ovviamente. No, è un automobilista... Dimmi la vera verità. Normale. È attento, rispetta i limiti, sì, di velocità. Non sempre, però... Cioè, allora, sempre a tanti occhi, ecco. È attento, però tu ricordaglielo sempre. Papà, i limiti di velocità vanno sempre rispettati, giusto? Giusto, giusto. Se no che esempio sei? Ovvio, noi che ci teniamo alla patente, che serve anche per lavorare, certo. Lo consiglio anche a tutti quanti, di rispettare e percorrere, andiamo in pista, noi in mezzo alla strada. Quanto ci tieni a questa vettura? Tantissimo. Gli hai dato un nome? No. La coccoli, la curi, la pulisci? La pulisco no, però la coccolo. E come la coccola? Adesso chiediamo a Paolo, come la coccola? Ma in verità ogni volta che viene in carrozzeria se la cerca, se la guarda. Posso precisare che è stata seppiata tutta dai miei due figli, io l'ho solo verniciata, ma tutto il resto l'hanno fatto loro. Quindi hanno proprio anche lavorato. Per proprio partecipare in questo. E hai fatto bene, perché così capiscono anche, oltretutto, e anche il valore, no? Quanto la fatica, no? che si fa per
per ottenere poi un mezzo come questo. Allora, abbiamo ancora qualche minuto prima della pausa pubblicitaria di questa puntata specialissima di Full Option l'automobilista in diretta. Caro Vladi. Cara Clara. No, a io te. Stavo parlando con Silvio, sì. Insomma, e lui mi stava raccontando quella che è la passione, insomma, quando si insomma ci si butta in pista. Cioè, la passione è che quando entri in pista cerchi di fare sempre meglio. Sì. Sì. Insomma, ma da quanto tempo, Silvio? Ma noi abbiamo iniziato un anno fa, credo. Sì. E, insomma, intanto raccontami un pochettino il gioiellino che abbiamo qui di fianco, anche perché in parte l'abbiamo già conosciuto con Clara, visto che se ne stava parlando prima, però macchina. Esatto, raccontacelo un po'. Sì. Allora, questa è una Fiat Uno, motore 1.6 aspirato, come vedete è così. Insomma, questo prima ti stavo chiedendo, ma insomma a telecamere lontane da noi, certo. Insomma, ma quando si è in pista uno ha paura di rovinarla, insomma, no, tu hai detto uno non ci pensa, in quel momento niente. No, non ci pensi più, una volta che entri in pista, metti il casco, non ci pensi più, pensi solo ad andare meglio. Ecco, ma è solamente da un anno che ti è nata questa passione oppure già precedentemente faceva parte del, possiamo dire tra virgolette, tuo sogno? No, era sempre stato un mio sogno, adesso abbiamo realizzato e andiamo avanti. Ecco, questo, come si stava dicendo prima, questo verde speranza ti piace? Sì, molto, molto, è nato così per gioco ed è molto, ci piace veramente tanto. Ma tu quando ti... insomma, possiamo aprirla? Intanto c'è Alessandro che la sta già inquadrando, tanto tra qualche istante noi andremo in pausa. Ecco, è un po' un tuo gioiellino, possiamo sì, dire. Sì, è creato da noi, dalla nostra officina, ed è tutto così. Nasce da un gioco e per gioco è nato tutto. Da un gioco? Ma come? Ma esattamente com'è che è nato questo gioco? Così almeno ci vedono meglio. Alessandro, intanto... Nasce come gioco il giorno che abbiamo avuto la possibilità di comprare due macchine, sì, e realizzarle e andare avanti per il progetto. Ma tu sei più autista o più, insomma, navigatore passeggero? Autista. Autista? Sì. Ma in quel momento l'adrenalina com'è? È tanta e non te ne rendi conto di quando sei dentro. Sì. È solo una gioia. Bene, e quella è la parte interessante. Grazie Silvio per esserti, insomma, un pochettino aperto, insomma, okay, raccontando. Io intanto vado davanti al tuo gioiellino, okay, e raggiungo Clara, però grazie. Insomma, che bello, insomma, anche perché ci sono le emozioni che emergono. Certo. Questa hai visto, è la parte... anche Lorenzo, 12 anni e già visto. Corre in pista. Insomma, ragazzi, c'è la pausa pubblicitaria, torniamo con tantissime altre vetture, tantissimi altri ospiti, ce ne sono proprio tante. Ce ne sono tante, però la cosa bella sono anche le emozioni che si provano raccontando loro e le loro macchine. Bene, ci vediamo fra poco? A tra poco, state lì con noi, Full Optional. Automobilisti in diretta. E voilà, questa è la seconda parte di questa puntata di Full Option, l'automobilista in diretta, sempre in compagnia di Vladimiro Tallini e Clara Vercelli. Siamo pronti, ma adesso vicino Walter. La tengo come una bambina, esatto, stava dicendo Walter, bellissimo, durante la pausa pubblicitaria, ed è lei la bambina, questa meravigliosa auto che state vedendo in questo momento. Ha un nome la bimba? No, Delta. Delta, appunto. Bimba però Delta. La tengo come una bambina. Poi c'è la sorellina che qui ci corro, quella dietro nella foto. C'è la sorellina? In che senso c'è la sorellina? Fatemi capire. Ci hai messo curiosità. La sorella che corro. Ah, nel senso che tu porti che dietro il, la gemella, il poster della sorella, la porti, ti hai capito? Ecco, va bene. Allora, stiamo creando qualche difficoltà. Ma noi lo possiamo prendere la sorellina da far vedere anche a casa? Insomma possiamo entrare dentro la piccolina? Guardate, tutto questo sta capitando in diretta durante il nostro Full Option. Allora, io ti lascio con Walter, caro... E io tra poco ti darò la linea. Esatto, intanto andiamo a vedere la sorellina. Scusa, almeno, abbiamo veramente tantissime vetture. Eccola qua. Eccola questa, lì. Ecco, così almeno la mostriamo. Tengo anche ferma Alessandro.
Ecco, questa è la sorellina. Walter, vieni qui vicino. Ops, insomma, vola. Ecco qua, aiutami un attimo. Allora. Qui ho fatto tutti i calchi, sopra questa ho trasformato questa. Ah! Non era così. Era un 16 valvole dove io l'ho ricostruita facendo degli stampi, sì, con della scaiola, figurati. Poi li ho fatti in resina e questa è la creazione che sono riuscito a fare. Lei adesso dov'è? È in garage. Ok, lei proprio, insomma... Un po' smontata, perché purtroppo domenica ho rotto un pezzo, ho dovuto recuperarlo da questa. Hai sofferto? Quando si è rotto il pezzo hai iniziato a soffrire? No, perché pezzi ne ho. Okay. Ne ho. I pezzi di ricambio ci sono. Ci sono. Come ti è nata questa passione, Walter? Ma da ragazzino, poi l'ho evoluta nel 2000 perché ho avuto un problema, diciamo, fisico. Sì. E quindi ho detto, visto che mi hanno regalato un calcinoma, ho detto, bah, prendiamo la vita diversamente, troviamoci qualche soddisfazione prima che uno vada lassù. E invece sono ancora qua, quindi sono contento. Bisogna sempre essere positivo. Ma tu, insomma, lei entra in pista? Sì. La fai guidare o la guidi? La guido. Sei geloso, insomma, nel farlo? Sì, ma guarda, l'ho data una volta, a due anzi, l'ho imprestata così, però ne pativo molto. Insomma, eri lì sofferente. Sì, perché poi quando queste cose le crei con il tempo, la sera, dopo il lavoro, cioè diventa una cosa molto lunga e quindi ti dispiace poi vederla rotta in un attimo. Anche perché mi ricordo anni fa ero andato a fare un campionato di autocross a Maggiora per fare la categoria e mi ricordo che il trattore, perché avevo stallonato una ruota, l'ha tirata fuori e me l'ha sciancata a mezza. Guarda, noi siamo dentro la tua auto, non è che sei geloso di Roberto che è all'interno? No, beh, adesso non cosa, cosa c'è dentro, insomma? Ma intanto è pulitissima, sembra completamente nuova. Sì. È tenuta molto bene, abbastanza, però la sfrutto anche nei weekend. In pista no, vado con questa. In pista c'è lei. Allora, vieni, accompagnami che andiamo a raggiungere Clara, che è lì al fondo. Passione che da quanto tempo va avanti? Dal 2000. Uh-huh. Sì, dal 2000, che poi il guaio che l'ho trasmessa a Marco. Il mio ufficiale distributore, certo. Quindi gli ho trasmesso questa malattia, gli ho venduto pure una macchina per potersi esibire. E adesso vediamo proprio la nostra Clara, anzi, grazie Walter. E ha creato mille. Questo team. Allora, Clara, a te, sentiamo. Allora, eccoci nuovamente insieme. Sono in compagnia di Tony e di Chiara e siamo vicini a questa Lancia Delta, lui è Tony Montella. Allora, entrambi avete partecipato con questa vettura al Master Show del 12 di maggio a Moncalieri in provincia di Torino, il primo evento organizzato da questa giovane associazione che si chiama Crazy Racing Team, che vi abbiamo presentato a inizio puntata. Allora, Tony, parlaci della vettura, parlaci della tua passione. Chiara peraltro è la navigatrice, è un'appassionata anche lei, però è una ragazza molto timida che non ha molta voglia di parlare. Lei, insomma, a lei piace andare in auto, ha questa passione, le piace fare la navigatrice, però più di tanto dice, lasciatemi, io questo voglio fare, non altro. È così? Certo, è così. Vabbè, è ancora... Allora, Tony, parlaci della vettura. È un Delta 16 valvole gruppo A, non è molto da drift, comunque è una macchina da rally. Preparata. Quindi hai fatto rally con lei il 12 di maggio? No, io ho girato sempre in pista, non driftando, ma facendo un po'. Insomma, ti sei mantenuto un po' morbido, come dire. Esatto, sì, un po' morbido, sì, abbiamo girato bene, anzi, giornata fantastica, bellissima giornata, pensata insieme ai ragazzi del Crazy Racing. Del Crazy Racing Team? Sì. Okay. Quando è nata la tua passione? Molto tempo fa, anche perché sono un po' vecchiotto ormai. Adesso non esageriamo, su via. Diciamo una trentina d'anni, va che... Da 30 anni hai questa passione e sempre in pista anche? O pista o... Chiediamoci
Chiudiamoci così, aspetta. Ecco. O pista o diciamo qualche slalom, ma non drift, che non è una specialità che... Che tu ami più di tanto, insomma, va bene, ma infatti l'evento prevedeva appunto sia rally che drift. Sì. Senti, questa è una delle tue vetture, ne hai più di una? Ne ho qualche d'una in più, ho 231 Abarth, un 112 Abarth, due 595 500 vecchie del 71 e un Renault 110 Alpine. Senti, è una passione che tu hai trasmesso anche al resto della famiglia, appunto Chiara è tua figlia e quindi lei è cresciuta fra i motori, non poteva che avere questa passione. Sì, soprattutto. È una passione naturale. Sì, penso di sì, sì, è cresciuta diciamo con la 500. È così. Sì. Chiara dice di sì. Sì, avevamo la 500 al tempo, 695. Senti, e che navigatrice è lei, visto che non ne vuole... Brava. Sì, no, per questo non mi posso lamentare, molto brava e scrupolosa. Chiara, sì. Almeno una cosa me la puoi dire, ma prima di un evento, di una gara, insomma, ti devi preparare per il percorso, come funziona? Negli eventi che abbiamo fatto fino adesso non c'è stata una preparazione, quindi arrivavamo lì e lì ricevevamo il programma e seguivamo quello, nient'altro. Non hai mai avuto timore? No, forse perché avendo iniziato da piccola c'è meno paura di fare le cose e quindi è questo. Quindi conosci molto bene il... Molto bene no, però diciamo che me la cavo. E ti fidi? Mi fido. E questa è la parte, la cosa importante. Tanto si spaventa. Perché tu la fai spaventare, perché tu guidi sempre. Sì. Ogni tanto si spaventa, ogni tanto tamponiamo qualcuno. Capita anche questo, ma niente di grave. No, sciocchezza, sì, eravamo quasi fermi. E allora, niente di che. Va bene. E quindi... Sono arrivato... No. Certo. Capita. Ma a volte hai timore per il mezzo? Cioè ti preoccupano che capiti qualcosa alla tua vettura? No, per quello no, vado abbastanza tranquillo. Non è un problema quello. Ma quanto ci tiene lui alle sue auto? Parecchio. Ha dato un nome? No, nomi no. 500 è Chiara. La 500 si chiama Chiara. Sì, okay, la 500 sì. Mentre invece, che automobilista sei quando non sei in pista? Normale, tranquillo. Tranquillo. Sì, poi bisogna vedere, c'è la giornata un po' più briosa, la giornata un po' più... Sempre rispettando... Sì, dai, normale. Normale. Grazie Tony. Grazie a voi, grazie a voi. Mille. Allora io vedo già là di pronto, vicino a un'altra... elegantissima vettura, adesso vi sta raggiungendo anche la telecamera, caro Vladi. Elegantissima, e c'è Umberto che mi stava raccontando intanto la sua passione. Prima di tutto noi dobbiamo fare una cosa, salutare chi ti sta guardando in questo istante. Saluto a tutti a casa e a tutti quelli che stanno guardando. Sì, però ci sono i tuoi figli. No, è stata la primissima cosa che mi hai detto. Allora, mi stanno guardando e facciamolo subito. Come si chiamano? Allora, uno si chiama Lorenzo e l'altro si chiama Davi. Uh-huh. E poi c'è la piccola che si chiama Elisa. Bellissimo. Vi saluto tutti quanti. Un bacio da papà. E adesso parliamo invece di questo gioiello, perché allora intanto tu la vivi, sì. La vivi possiamo dire quotidianamente, perché quasi, insomma... Quasi quotidianamente, non tutti i giorni ma quasi tutti i giorni. Ce la puoi raccontare un po' la tua Nissan, vero? È una Nissan 350Z, motore aspirato, 280 cavalli, tutti originali. E la uso ogni tanto in pista e ogni tanto la uso anche per fare un giro nel weekend, perché è una macchina che ci dà molta soddisfazione. Ecco, prima, mentre Clara parlava, ha posto una domanda della paura di quando si è... Insomma, tu mi stavi dicendo, la mia paura è quella di rovinare la macchina. Esattamente, non ho la paura di girare in pista, ma ho paura di rovinare la macchina in pista, che... direi che è quella cosa più che mi preoccupa di più. Da quanto tempo ce l'hai con te? Allora, la macchina l'ho presa 7 mesi fa, quindi sono ancora lì in fase di imparare proprio il limite della macchina. Come è stato ritrovarsi in pista, vivere questa esperienza? E da quando ti nasce questa passione? Allora, io arrivo dal Brasile, quindi già in Brasile giravo non con una macchina così, ma con delle macchine un po' più inferiori. E la passione è nata già in Brasile da girare in pista con la macchina, quindi
qua mi sono trovato alla grande proprio. Allora, presentandocela, perché la stiamo inquadrando bene, quali sono insomma le cose che ti piacciono di più, che ti appassionano? Allora, insomma, cosa hai cambiato in questi 7 mesi, oppure è così originale? Allora, devo dire che la cosa che mi piace di più della macchina è il suo rumore, perché ha un motore V6 che fa un rumore veramente favoloso. E quella è la cosa che mi dà più piacere quando guido, sentire proprio lo scarico che suona un V6, bellissimo. Umberto, grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. Andiamo dalla nostra Clara, perché ne conosciamo altre di auto che sono qui con noi per Full Optional. Grazie, sono con Chiara ed Ettore vicino a un Honda Civic. Allora, Ettore, hai partecipato anche tu al Master Show. Le caratteristiche tecniche di questa Honda Civic? È un Honda Civic Type R con motore VTEC 2000. Gli abbiamo fatto 2 o 3 modifiche. Noi abbiamo un'officina a Trafarello che si chiama Hector Garage. Gli abbiamo fatto uno scarico, la centralina e un'aspirazione. È un assetto, basta. Perfetto. Chiara, e tu che ruolo hai avuto? Io lo seguo nella sua passione, anche ogni tanto nel suo lavoro, e a lavorare. Quindi lo aiuti proprio? Sì, anche, come lavaggio, ufficio anche, e fare magari carburante, però lo aiuto un po' in tutto, diciamo. Quindi comunque quando lui è in pista tu sei seduta al suo fianco? Lo seguo sempre Quindi è una passione che è cresciuta dopo aver conosciuto lui. Conosciuto lui, sì, che poi ho maturato insieme a lui. Non hai mai avuto paura, timore qualche volta? Mi fido di lui, diciamo che... Ma questa è una bella cosa, Ettore, si fida. Sono tranquilla, sì, sono abbastanza tranquilla. Chiara, tu che automobilista sei? Io non quando siete in pista, Un automobilista un po' più normale, cioè mi piace la passione, però vado un po' più tranquilla. Quando sei proprio in strada, è normale. In strada sono abbastanza... Ettore, lo faccio tanto, dire a te. Ogni tanto il piede va, però sono un po' più tranquilla. E lui? Lui non è un po' più tranquillo. Accidenti, Ettore, come mai? Ma a parte, cioè, noi in pista si può fare... No, perché sono sempre di fretta io col lavoro, quindi devo sempre correre. Vabbè ragazzi, questa è una scusa, sempre di fretta, tutti siamo di fretta, ma le regole dobbiamo rispettarle. Quello sempre. Grazie ragazzi, allora lasciamo Ettore e Chiara. Vladi, con chi sei? Dove vieni, sei? Vieni, raggiungimi, intanto raggiungimi, perché Marco ha detto no, io voglio vicino, Clara. Allora ecco. Vado, guarda, ha detto proprio così, sì. Io ci sono rimasto male, anche perché questo possiamo dire è veramente il polo, insomma l'organizzazione, il cuore, sbaglio? Assolutamente sì, noi siamo il cuore dell'organizzazione. Di fianco, se si allarga l'inquadratura di là, abbiamo i ragazzi che ci hanno sostenuto. Cioè, penso fa anche la regia della trasmissione, avete capito? Ormai è lui. Sei lanciato. Ormai è lui. Io vado invece dai ragazzi del drone. Vai dai ragazzi del drone, io preparati che sì, ecco. Dobbiamo farcela tutti quanti. Allora Marco, caratteristiche della tua vettura. La mia vettura è una M3 preparata per far drift. Con tutta la potenza. Che è la tua passione, il drift. Passione, che è la mia passione, anche se adesso, ad ora, non l'ho ancora utilizzata al massimo perché ci siamo buttati nell'organizzazione e io ho ritagliato qualche giro. Adesso non vedo l'ora che organizza qualcun altro e io mi butto a... Allora, lui è un piccolo Furnari, quindi sta crescendo anche lui con questa passione, è così? Sì. Anche a te piace, guarda lì. Sì. Vai con papà in auto? Molto. Davvero? Sì. Non hai mai paura? No. Ti fidi? Sì, tanto. Bene, molto bene. In famiglia amano tutti veramente fare drift. Siete una famiglia alla deriva, ma in senso buono, perché drift vuol dire letteralmente deriva, giusto? Esatto, esatto. Allora, ci raccontavi che state lavorando all'evento dell'8 di settembre, ma che addirittura volete organizzarne uno prima, no? Quindi dall'ultimo, dal 12 di maggio, prima di arrivare all'8, volete prima delle vacanze o in quel periodo cercare di... Prima, a fine luglio, se si riesce a organizzare una cosa particolare, per il momento non posso parlare, non posso dare, non possiamo dare. Non si possono dare altre informazioni, intanto la telecamera ci ha presentato anche tutto, come dire, tutto lo staff, no, del Crazy Racing Team, perché insomma dietro, ecco, ci fanno vedere
ancora una volta il logo di questa associazione. Ragazzi, intanto io tu sono sei con vicino Gabriele d'Alessandro, ecco, vicino... perché loro sono coloro che insomma guidano non la macchina in questo caso, ma i droni. Sì, il drone in questo caso, perché bisogna pilotarlo in tutto ciò che è lui, come la macchina. Perché un po' la stessa cosa. Sì, quasi la stessa cosa. Infatti bisogna trovare la sintonia con il pilota. Uh-huh. Mentre ci lanciamo, perché noi aspettiamo che arriva la macchina che inizia a entrare nel drift, noi dobbiamo cercare di capire come si muoverà e anticiparlo. E quindi cercare di rendere il video il più bello possibile e dare un'angolazione spettacolare. Ragazzi, ma i droni cadono ogni tanto, mi metto in mezzo a voi, cadono ogni tanto. Sì, possono cadere ogni tanto, può capitare che cadono, magari una manovra sbagliata e cadono a terra. Ecco, ma fanno anche loro una gara, insomma, come le auto in pista? Alcuni fanno anche quello, sì. No, ma voi due fate vivere, insomma, la gara al drone oppure... Noi adesso no, stiamo soltanto... coltivando la nostra passione, perché noi abbiamo una grande passione per le auto e la nostra passione in questo momento è vivere l'istante con il pilota. Questo è bellissimo. Sì, perché comunque ci sta regalando tante gioie, perché comunque la passione del motore, delle macchine e la passione del drone ci sta facendo vivere qualcosa di molto bello, perché poi quando sei dietro la macchina tu vivi in prima persona quello che sta succedendo, non sei sugli spalti, sei lì dietro la macchina e ti senti quasi al posto del pilota. Però ogni tanto sei salito in macchina per vivere e guidare, per insomma schiacciando l'acceleratore e vivere... Attualmente no. No. Perché comunque... Però c'è questo sogno. Ci sarebbe, però attualmente non sarei in grado comunque di poter guidare la macchina come fanno questi piloti. Ragazzi, grazie. Clara, sentiamo, insomma, è insieme a un gruppo di ragazzi lei. Sì, sono con Riccardo, Clara. Amerigo e Marcello, loro sono tre amici, insieme hanno acquistato questa BMW. Avete formato un bel gruppo, tu sei... Il meccanico. Io invece... Con anche Marcello siamo un po' i piloti, per modo di dire, i drifter. Sì, noi driftiamo, io sono, diciamo, quello che sta imparando grazie al mio amico Amerigo che ci aiuta e ci insegna. E tu? A parte fare il meccanico ogni tanto? Ogni tanto quella guida anch'io, sì. Ci divertiamo così, facciamo queste giornate in pista. Io faccio anche un po' di assistenza per quanto riguarda la macchina. Parliamo della macchina che stiamo vedendo in questo momento, stanno vedendo anche a casa le caratteristiche della vostra vettura. Le avete dato un nome? No, 325 TDS, perfetto. La sua sigla originale. E le varie modifiche abbiamo fatto, come abbiamo visto prima. Esatto. Che cos'è? Guarda Alessandro... Che cos'è quello che stiamo vedendo? È il tubo di scarico della macchina. Ma perché è lì? Racconta. Così, perché la marmitta non c'era quando l'abbiamo comprata, allora abbiamo pensato di fare qualcosa di alternativo, allora l'abbiamo messa sul cofano. È veramente molto alternativo. Sì, parecchio. Non è scomodo, non dà fastidio anche la... No, perché siamo da questa parte qua, quindi i fumi vanno su... E non rompono le scatole. Ecco. Quando avete deciso di fare questo investimento, di mettervi insieme? Ma è tutta un'idea che è uscita una sera. E comunque ci ritroviamo sempre, ragazzi di paese, c'era la voglia di fare qualcosa, di scendere in pista senza neanche spendere grandi cifre. Il drift è un po' lo sport che più si addice, perché con una macchina come la nostra, poche centinaia di euro messe su insieme, gomme... Già in pista ci si diverte un sacco. Quando l'avete acquistata? Allora, questa macchina qua l'abbiamo acquistata nel 2016 e dopo dei piccoli interventi di manutenzione sul motore e delle migliorie siamo riusciti a portarla in pista al meglio che permette il motore. Che non avete mai avuto come piccole discussioni rispetto appunto a qualche decisione che riguardava la macchina? Avete mai litigato, insomma? Ah no, al massimo si litigava perché non si voleva più scendere. Tocca a me, no, tocca a me, scendi, basta. Proprio come i bambini. Eh sì, perché una volta che ci sali sopra è una cosa fantastica. Poi questa qua con motore diesel, è un motore che scalda poco, non dà tanti problemi e
Noi scendiamo in pista, è proprio solo gomme e gasolio. Siete tutti fidanzati? Io sì. Io sì, anche prossimo al matrimonio. Quindi. Prossimo al matrimonio, ma le vostre... E tu? Io no. Tu non ancora. Le vostre, insomma, la prossima, la tua futura moglie e la tua fidanzata, come prendono questa vostra passione? Come l'hanno... Beh, con la giusta organizzazione la prendono nel modo giusto. Vi seguono quando partecipate agli eventi? A volte sì, a volte no, dipende. Sì, la mia è super rodata perché siamo già 8 anni di competizioni tra auto, moto e macchine, quindi ormai ci ha messo la croce sopra, sa che già il weekend o si scende in pista da cross o da strada o a driftare, quindi sa già cosa gli aspetta. Ragazzi, grazie, un grandissimo in bocca al lupo. Vladi è già pronto con un altro ospite. Sì, con Patuz, è giusto? Sì, Daniele. No, perché tu vieni chiamato, insomma, il soprannome è quello e lo hai anche scritto. È ben visibile sulla fiancata. Sì, come così, si può... così almeno nessuno può sbagliare. Dubbio di chi sia la macchina. Allora, tu a un certo punto acquisti un'auto da strada e la trasformi totalmente. Arriva da Bassano del Grappa la mia macchina, è arrivata in moto fino a Torino. Sì. E poi ha resistito poco in pista e quindi da lì sono iniziate tutta una serie di lavori e preparazioni che comunque l'hanno portata a essere un po' quello che è. Passione che nasce quando? Passione che nasce 27 anni fa, quando sono nato. Facciamo di famiglia allora. Di famiglia, esatto. Tramandata. Da mamma e papà fin dai tempi immemori. E in pista come ci sei arrivato? In pista ho iniziato anche lì da ragazzino, piano piano correvo con un 112 Abarth, sì. Trazione anteriore, quindi tutta un'altra pasta da questo tipo di auto, okay, e poi ho iniziato ad avvicinarmi al drift, che trovo molto adrenalinico e spettacolare. Allora, ce la puoi presentare, perché credo che sia il tuo gioiello, visto che l'hai... il tuo orgoglio, raccontacela un attimo, mentre c'è Roberto e Alessandro che entrano all'interno e la fanno vedere, però raccontacela, come l'hai cambiata? Questa è una BMW con un motore 3000, 330, e diciamo modifiche sostanziali per il momento non ce ne sono ancora, però... Per quanto riguarda assetto e sterzo e qualche scarico, ovviamente la base per il drift, il fenomeno idraulico e tutto il resto. Poi comunque è stata completamente svuotata, alleggerita. Come vedete è un po' quello che è. Tu l'avevi presa proprio per farla diventare una macchina da drift. Io l'ho immaginata così come oggi. Appena l'hai vista, insomma, ti sei innamorato. Insomma. Il mio orgoglio, come ho già detto, quindi... Curiosità, ma che automobilista sei? Un po' spericolato. Insomma, ma anche fuori dalla pista? Lì bisogna comportarsi bene, perché appunto i punti sono pochi e quindi... Bisogna tenerli cari. Grazie mille. Andiamo da Clara anche perché siamo quasi giunti al termine con il nostro Full Optional. Eccomi, sono insieme al team Leva e Sgomma, capitanato da Davide, lo posso dire? Sì, capitanato, no. Parolone grosso. Io sono il più anziano del gruppo, abbiamo creato questo gruppo per poter girare in pista. Facciamo così, sei il punto di riferimento del team. Sì, ti ok. Piace? Sì, dai, una bella okay. cosa. Gli altri sono? Filippo. Simone. Tommaso. E Andrea. Allora, Davide, parliamo... di questa vettura. Allora, questo è un BMW 318i, nasce con 113 cavalli, molto basico, è una vettura ancora stradale, omologata stradale per andare in giro, è quella con meno cavalli dei vari eventi che fa Marco. No, c'è una scritta qui, non so se è Alessandro. Guarda, non abbiamo cavalli, ma asini alla guida. Proprio per quel motivo lì, non avendo cavalli ci sono degli asinelli sopra che vogliono divertirsi. Che trotterellano. Siamo un gruppetto, hanno iniziato a guidare anche loro. Uno tra i più bravi è lui, Andrea, che è quello che dà più spettacolo. Poi sta cominciando Tommaso, Simone. Noi siamo sulla vettura, quindi... Adesso, intanto aspetta, facciamo così. Scusa Alessandro, scusa Roberto, lui stava di nuovo ripresentando un attimo i ragazzi, se riusciamo a tornare su di loro. Allora, tu, lui ha detto che sei? Tommaso. E come sei tu alla guida? Normale, dai, diciamo. Tu? Abbastanza bene. Abbastanza bene, ok. Io sto cercando anch'io di granare bene. Ci stai lavorando?
E io invece sto più piccolo della compagnia. Sto iniziando a imparare. Iniziando. Va bene, mi sembra che siete anche un team decisamente molto affiatato. Abbiamo quanti minuti alla fine di questa puntata? Così io riesco semmai a... Abbiamo 2 minuti, Vladi, allora io direi raggiungiamo, qui ci sono anche tutte le vostre firme, sigle. Sì, gli amici che abbiamo e amici che vengono con noi. Chi è il più spericolato invece al di là delle... Ce la mettiamo tra me e Andrea. Va bene, allora, sì. Allora sei tu. Va bene, Davide, sei oltre che riferimento anche il più spericolato del gruppo. Guardate ragazzi, facciamo così, raggiungiamo, siamo rigorosamente in diretta, raggiungiamo il Vladi e tutti gli altri. Andiamo dall'altra parte, esatto. Ragazzi, io chiedo loro anche a Franco di raggiungerci. Me lo fate un Andiamo? Applauso? Perché... Venite ragazzi. No, ecco, mentre... Venite. Fantastici. Allora, c'è anche lui, il nostro Franco, che sarà protagonista la prossima settimana, vero? Ma sì, se mi volete sì. Certo che ti vogliamo. Qualcuno dietro ha detto forse. Invece ha messo tutto in dubbio. Insomma. Allora lui sarà qui la prossima settimana con altri amici, con altre vetture, perché sono veramente loro un grandissimo gruppo. Dove Marco? Eccolo qua. Marco ci diceva, appunto, il capitano del Crazy Racing Team, ci diceva che comunque loro collaborano con moltissimi altri gruppi e molte altre associazioni. Assolutamente sì. L'importante è divertirsi in sicurezza. Siamo Molto giunti bene. Al termine. Grazie ragazzi per essere stati qui con noi. Grazie a Vladimiro Tallini. Grazie a Clara Vercelli. Alla prossima settimana. Pull Option all'automobilista in diretta. Grazie anche a Alessandro, Roberto e a Franco, tutto il gruppo Motori TV. Buona serata. Grazie. Ciao.